Ansa Voice Magazine. La sessione plenaria del Parlamento europeo di maggio ha visto come ospite speciale il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento europeo in anni difficilissimi. Durante la pandemia, il Parlamento ha continuato a riunirsi, discutere e decidere, a testimonianza della sua vitalità istituzionale e della guida di Sassoli. Sassoli non ha mai smesso di lavorare a quello che definì, nel suo ultimo discorso al Consiglio europeo, un nuovo progetto di speranza per un'Europa che innova, che protegge e che illumina, ha spiegato Draghi agli eurodeputati. Durante la sessione è arrivato inoltre il via libera del Parlamento europeo alla risoluzione che avvia l'iter di attivazione dell'articolo 48 per chiedere agli Stati membri di aprire una convenzione per la revisione dei trattati dell'UE. Il testo è stato approvato per alzata di mano. Con il voto, gli eurodeputati sostengono le proposte avanzate dai cittadini durante la conferenza sul futuro dell'Europa per riformare in modo profondo l'Unione. Il testo dà mandato alla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo di aprire in via ufficiale l'iter legislativo per formulare la richiesta di attivare l'articolo 48, che dovrà poi passare nuovamente per il voto della plenaria. Nel testo, gli eurodeputati riconoscono che le proposte ambiziose e costruttive emerse dalla conferenza sul futuro dell'Europa richiedono riforme sostanziali, come il conferimento del diritto di iniziativa legislativa al Parlamento europeo. Tra le risoluzioni approvate in plenaria, inoltre, anche una in cui gli eurodeputati chiedono alla Russia di restituire gli aerei civili rubati e sollecitano l'UE a inasprire le sanzioni contro Mosca. Nel testo, gli eurodeputati deplorano il fatto che la Russia abbia imposto una nuova registrazione degli aerei noleggiati da società straniere nel registro aeronautico russo e insistono che un simile furto non può essere tollerato. Notizie importanti anche sul fronte della salute. Arriva infatti il via libera del Parlamento europeo all'estensione della validità del certificato digitale Covid-UE per un altro anno, fino a giugno 2023. Il testo è stato approvato con 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti. Per il via libera definitivo ora servirà l'accordo con i governi dell'UE. I negoziati prenderanno il via nell'immediato per far sì che le regole entrino in vigore prima della scadenza dell'attuale regime che è prevista per il 30 di giugno. L'Eurocamera poi ha accolto con favore la domanda di adesione della Moldavia all'Unione Europea e sollecitato l'UE a riconoscere al paese lo status di paese candidato, con una relazione approvata per acclamazione dall'Aula. Proprio la presidente della Moldavia, Maia Sandu, sarà infatti ospite alla prossima mini plenaria del Parlamento Europeo, prevista tra il 18 e il 19 maggio a Bruxelles.